Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Matteo Messina Denaro, boss della mafia di Castelvetrano, è stato interrogato per un'ora dalla procura di Palermo e dal suo vice nel carcere dell'Aquila, dove è detenuto da quasi un mese. L'interrogatorio è stato una sorpresa in quanto Messina Denaro ha risposto ad alcune domande in presenza dell'avvocato, ma le sue risposte non avrebbero fornito alcun contributo significativo. Questa mattina si è verificato un incendio nella sede della società SIES a Palermo, specializzata nella realizzazione di segnaletiche stradali. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al rogo manifestatosi in Viale Regione Siciliana. Durante l'emergenza sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare soccorso ad alcuni operai rimasti leggermente intossicati dal fumo. Ieri sera è deceduto prematuramente a soli 40 anni il carabiniere Raffaele Spedicati, noto per la sua gentilezza e generosità. Il militare prestava servizi al nucleo radiomobile di Milazzo, ricoprendo il grado di appuntato scelto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra parenti, amici e conoscenti. Spedicati purtroppo è stato colpito da un infarto che si è rivelato letale. Marciapiedi impraticabili in via Luigi Pirandello a Catania. La denuncia arriva dal Comitato Vulcania che, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dal sopralluogo eseguito, documenta le condizioni in cui versa la citata via situata nel quartiere Borgo Sanzio. I marciapiedi sono invasi infatti da cespugli, erbe e tanti grossi rami di albero, risultando pericolosi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.